Buonasera e bentornati ad Abruzzo Village. Cominciamo subito con la cronaca. 40.000 abruzzesi hanno votato per le primarie del Partito Democratico. In fila, nei 250 seggi sparsi su tutto il territorio regionale, l'Abruzzo ha contribuito ad eleggere Matteo Renzi, il nuovo segretario del PD, tributandogli il 67% dei consensi. Più di 1.000 i volontari che hanno gestito le operazioni di voto. In provincia di Teramo gli elettori sono stati 15.000 e il 70% di loro ha preferito il sindaco di Firenze. In città però, al secondo posto a sorpresa, si è piazzato Pippo Civati, ultimo Cuperlo. Insieme all'Italia anche l'Abruzzo ha deciso di cambiare verso, regalando una valanga di voti a Matteo Renzi. L'esito delle primarie, che hanno fatto registrare in regione 40.000 votanti, fa gridare al successo l'intero PD abruzzese per la partecipazione di votanti ai 200 seggi allestiti domenica per l'evento. Numericamente com'è andata? In Abruzzo il sindaco di Firenze ha superato il 67% di preferenze, con Gianni Cuperlo al 20% e Pippo Civati al 12%. Approfondendo i dati provincia per provincia, la più renziana è stata quella di Pescara, dove Renzi ha dominato con il 72%, seguita da Teramo con circa il 70%, Chieti con il 62% ed infine L'Aquila col 61,8%. Sul territorio teramano a votare per le primarie del PD sono stati in 15.000. la maggior parte dei quali non è iscritta al partito. A Teramo città, per esempio, l'affluenza è stata altissima, con circa 2.500 elettori, e c'è stata anche la sorpresa Civati, che si è classificato secondo con il 16,7%, seguito da Cuperlo, che ha racimolato solo il 13,8%. Molto soddisfatto il nuovo segretario provinciale del PD teramano, Gabriele Minosse, per la partecipazione spontanea di tanta gente. Teramo ha lanciato un segnale preciso premiando Renzi. Eppure Minosse è stato recentemente eletto segretario provinciale del partito battendo il candidato renziano Vincenzo Di Marco. È chiaro dunque che è stato il voto di opinione a fare la differenza. Alleanza Cooperative Italiane Abruzzo e Banca Prossima hanno creato una sinergia prevedendo un plafond di 20 milioni di euro a sostegno di progetti realizzati dalle cooperative abruzzesi aderenti all'alleanza in tema di welfare. La convenzione nasce dall'esigenza di offrire alle cooperative l'opportunità di riqualificare la loro offerta dei servizi proprio sul welfare. Presentato e firmato a Roma nella nuova aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, manifesto fiducia in nuove risorse per la crescita del terzo settore. ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.P.A., Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparo, Fondazione con il Sud, Forum del Terzo Settore, Alleanza Cooperative Italiane e Banca Prossima, la banca d'intesa San Paolo dedicata esclusivamente al non profit laico e religioso, tutte loro hanno sottoscritto questo importante documento di fronte a più di 300 tra organizzazioni non profit, fondazioni e primari rappresentanti delle istituzioni. Un momento in cui Banca Prossima fa da lievito, che sarebbe uno dei suoi mestieri, fare finanza, incontrare organizzazioni, ma anche incontrare grandi protagonisti che sono in questo caso i soggetti che fanno finanza di dono, quindi le fondazioni, e anche le grandi reti che rappresentano gli interessi e che lavorano per la sostenibilità del terzo settore. Quindi le due componenti, quella della cooperazione sociale, rappresentata da Poletti, Alleanza delle Cooperative, e l'altra, quella dell'associazionismo e volontariato con il forum del terzo settore, e cioè Barbieri. Solo da questa coralità viene fuori quello che noi ci aspettiamo, cioè una facilitazione della vita di questo settore che oggi è una svolta. Non deve deludersi, non deve respirare aria di crisi e di non futuro. È un mondo coraggioso, un mondo che ha una grandissima capacità di resilienza, una fantasia straordinaria, una relazione col territorio certe volte antichissima, secoli e secoli, gode di un credito sociale altissimo, non deve perdersi in un momento di sfiducia come quello che potrebbe vivere in questi giorni. Io penso che noi oggi stiamo semplicemente vedendo i risultati del gran lavoro che abbiamo fatto e dell'intuizione iniziale di dedicare una banca esclusivamente a questo mondo. Questa non è una banca che fa altro e poi dedica un po' di attenzione in più al terzo settore, no, questa è una banca che fa solo questo. Noi abbiamo per clienti solo le organizzazioni del terzo settore dalle quali raccogliamo denaro e alle quali prestiamo denaro. Questa è la grande formula. Siamo contenti che sia risultata sostenibile e lo dimostra la qualità del credito. Quello che dobbiamo fare oggi è essere vicino alle grandi reti come per esempio l'Alleanza delle Cooperative,
Il fatto che esista un soggetto che si chiama Alleanza delle Cooperative Italiane e che raggruppa le tre componenti storiche è un punto di svolta per il sistema del terzo settore produttivo in Italia. Con loro, con voi, stiamo facendo molte cose utili, fondi di garanzia, capitalizzazione, riduzione del rischio in tutte le forme, accompagnamento, supporto di iniziative come quella dell'efficientamento energetico. Io vedo moltissimo l'utilità strategica di stare insieme alle reti della cooperazione, utile per noi perché questo è un grande sistema di moltiplicazione e di sinergia, e utile per le reti per dimostrare in questo momento che non si tratta di spese in più che le organizzazioni devono sostenere, ma di veri investimenti per la crescita. Da oggi noi dobbiamo mettere a disposizione risorse intelligenti, che non vuol dire soltanto denaro, ma anche accompagnamento, anche modelli di impresa. Ricordo per tutti il progetto PAN, dove più che il denaro conta la tecnicalità del fare impresa, che arriva insieme al denaro e prima del denaro. Allora, attraverso questo lavoro insieme, io credo che potremo consentire al terzo settore di dare un colpo d'ala. Le condizioni ci sono. Banca Prossima e le centrali cooperative si sono impegnate nell'accordo a supportare le imprese sociali nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'innovazione del welfare regionale, con l'obiettivo di migliorare l'erogazione e l'organizzazione dei servizi offerti. Vediamo ora com'è andata in Abruzzo. Ci sembrava appropriato essere vicino al mondo del welfare in maniera concreta ed incisiva. I termini dell'accordo sono proprio una disponibilità del nostro gruppo, con 20 milioni di euro a sostenere il mondo del welfare in Abruzzo, soprattutto sul mondo della cooperazione sociale, che in questo momento sta subendo una serie di tagli incisiva che va a impattare soprattutto su tutti i cittadini. Il nostro compito è proprio di sostenere con la leva del credito tutte le cooperative che sono presenti sul nostro territorio. Possono chiedere questi finanziamenti tutto il mondo delle cooperative, soprattutto le cooperative sociali abruzzesi. Possono realizzare dall'acquisto di un'ambulanza a costruire una residenza per anziani. Tutto quello che riguarda il finanziamento, anche con dei fondi agevolati, con i fondi BEI o con i fondi della legge 662, sono strumenti utili sia per l'accesso al credito, ma soprattutto al contenimento di quello che sono gli oneri relativi a un'operazione di finanziamento. È un'iniziativa importante in quanto si va a supportare il lavoro, l'attività di un settore fin troppo emarginato e anche dimenticato dagli enti locali. Quando un ente locale deve far quadrare i conti, guarda caso si va a tagliare o il sociale o la cultura. In questo momento parliamo di sociale e questa iniziativa è più di una boccata d'ossigeno che il mondo bancario, nella fattispecie della Banca Prossima del gruppo Intesa, per il tramite dell'ACI, dell'Alleanza Cooperativa Italiana, si affianca a quel settore che in questo momento delicato di una crisi che sta modificando la realtà in cui viviamo, assume una veste fondamentale ed è un perno importante per la nostra società regionale abruzzese. Sapere che vi sono 20 milioni di euro destinate a quei progetti, alla progettualità che viene dal sociale. Noi siamo la regione dove io personalmente ho voluto fortemente una legge delle cooperative che operano nel settore dello sviluppo economico. Esiste una legge adeguata a questo spaccato ed è anche giusto che ci sia un assessorato, così come la maggior parte delle regioni Abruzzo ce l'hanno, di riferimento al mondo della cooperazione, che nel loro insieme è uno spaccato economico ed imprenditoriale molto importante. Il Fondo Sociale Europeo, attraverso la Regione Abruzzo, ha finanziato un progetto formativo per veterinari e tecnici veterinari capaci di intervenire in casi di emergenza come terremoti e alluvioni. Fondamentale sarà il percorso pratico che avverrà sul campo, nel nuovo ospedale veterinario dell'Università di Teramo. Saranno così formate figure professionali altamente qualificate per affrontare situazioni critiche che si presentano durante le attività clinico-ambulatoriali. Da un'analisi del contesto italiano è emersa una carenza di formazione di specifiche figure professionali come quella del veterinario formato per intervenire in casi di emergenze come terremoti e alluvioni. Formare professionisti nel campo delle emergenze veterinarie attraverso un progetto formativo e didattico, ma anche pratico con stage e tirocini, è proprio lo scopo del progetto Alta Formazione per Medico Veterinario e Tecnico Veterinario, che rientra nel progetto speciale finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013. La Regione Abruzzo che ruolo ha in questo corso di alta formazione?
Il ruolo di aver deciso di fare alta formazione in campo veterinario, in particolare sulle emergenze, il ruolo di aver reperito le risorse, di averle stanziate e quindi ha messo a disposizione il tutto e ha chiesto a tutti quelli che avevano degli strumenti necessari e sufficienti di concorrere. Ovviamente la facoltà di veterinaria di Teramo ha utilmente concorso, perché è una delle più importanti d'Italia e credo che si stia affermando anche a livello europeo. A noi fa piacere, siamo convinti che questo corso possa avere una utilità per tutti quelli che lo frequenteranno, ma anche una utilità per la nostra comunità, perché nelle emergenze, negli alluvioni, nei terremoti servono delle figure molto preparate e credo che poi serva complessivamente anche al nuovo corso dell'Università di Teramo, che con questo finanziamento arriva a sfiorare 1 milione di euro messo a disposizione della Regione, quindi con un livello di attenzione che noi riteniamo adeguato all'importanza dell'università complessivamente in Abruzzo e in particolare a Teramo. Accanto alla preparazione teorica, ai partecipanti verrà data la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite collaborando quotidianamente anche all'attività clinica dell'ospedale veterinario universitario didattico dell'Università di Teramo, con l'opportunità di gestire il paziente sin dal momento critico attraverso le fasi di stabilizzazione, ricovero e dimissione. Che emergenze veterinarie vi aspettate? Ma noi ci aspettiamo di poter operare sulla frontiera per tutto ciò che riguarda la tutela del benessere degli animali e grazie a questo corso riusciremo a creare, a generare quelle professionalità in grado di affrontare queste emergenze. Sono emergenze che riguardano non solo gli animali in la produzione zootecnica, ma riguardano anche gli animali di affezione, riguarda tutto ciò che può assicurare il benessere degli animali. Lo sforzo dell'università è stato quello di creare un contenitore, una struttura, il nuovo ospedale che sta entrando in funzione progressivamente. E questo ospedale potrà vivere grazie alla lungimiranza, mi fa piacere dirlo qui, alla presenza dell'assessore Gatti della Regione Abruzzo, che ha inteso puntare anche sull'alta formazione nel settore della veterinaria. Questo ci consentirà di completare, di dotare la struttura ospedale delle professionalità necessarie e di porci all'avanguardia in Italia e in Europa. La nostra facoltà sarà tra le prime a ricevere l'accreditamento europeo definitivo e se riusciamo ad ottenere questo risultato è perché siamo stati continuamente sostenuti dalla Regione Abruzzo in un'attività di alta formazione e è rilevante non solo l'importo del finanziamento che è stato erogato, ma anche i termini e le condizioni, direi più in generale i contenuti del protocollo d'intesa che la Regione ha inteso firmare con noi, che privilegiano alta formazione e ricerca. Abbiamo presentato un mese fa il quadro dei nuovi dottorati dell'Ateneo, fra cui anche il dottorato in veterinaria, ed è uno stimolo questo che ci viene dalla Regione ad un miglioramento continuo nelle nostre attività istituzionali, ad iniziare dalla ricerca e a completare con tutta l'attività formativa che offriamo, fra cui questo corso che rappresenta sicuramente lo definirei un po' il gioiello della corona. L'onorevole teramano Paolo Tancredi, eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PDL alle ultime elezioni politiche, ha scelto di schierarsi con Angiolino Alfano, abbandonando di fatto Silvio Berlusconi, al quale restano legati il governatore Gianni Chiodi e il sindaco Brucchi. Una scelta, quella del nuovo centrodestra di Tancredi, che ha raccolto numerosi consensi in provincia di Teramo, alla presentazione ufficiale, volti noti e di peso politico come l'assessore regionale Lanfranco Venturoni e il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra. Molti i forzisti teramani che si schierano con Paolo Tancredi e che aderiscono ufficialmente all'NCD, il nuovo centrodestra di Alfano. Tancredi li chiama a raccolta nella sede di Via Forti, ex PDL, e loro rispondono con presenza e promessa di impegno futuro per i prossimi appuntamenti elettorali. Noi abbiamo operato questa divisione, scissione, perché non ci siamo riconosciuti nel progetto di ritorno a Forza Italia, che ci sembrava solo nominalistico e dirigista come operazione, e poi perché pensiamo che in questo momento non aveva senso far cadere il governo. Credo che poi le vicende che si sono succedute, la decadenza del presidente Berlusconi, purtroppo, su cui non siamo d'accordo, ma insomma non si può fare, l'abbiamo subita, e la sentenza della Corte Costituzionale hanno dimostrato che la nostra impostazione era basata sulla realtà,
cioè andare a levare l'appoggio al governo e eventualmente portare avanti una ipotesi elettorale non sarebbe servito a nulla, perché insomma adesso ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo il candidato premier, quindi non si capisce come saremmo andati alle elezioni, e nello stesso tempo abbiamo una legge elettorale che è incostituzionale. Queste cose Quagliariello, Alfano le avevano dette più volte in passato, invece c'è stata una strategia che è quella che ci ha portato fino a oggi, di isolamento un po' del partito, a cui noi abbiamo reagito. Detto questo, noi rimaniamo nel centrodestra, rimaniamo ancorati nel centrodestra soprattutto a livello locale, dove sosteniamo le nostre amministrazioni, la regione. In Abruzzo che forza pensate di avere? Ma la forza la decideranno gli elettori. Noi, io vedo tanto entusiasmo, vedo tanti amministratori, come vedete, che stanno con noi, tanti altri che sono ancora indecisi in questo momento, ma a cui nessuno di noi chiede di come dire, esporsi da adesso, però sulla nostra proposta vediamo tanto entusiasmo, naturalmente con le difficoltà che ci sono al dover creare una nuova proposta politica. Alle elezioni si deve andare, lo vedremo, noi riteniamo di poter fare un ottimo lavoro. Eccoci giunti come ogni settimana alla nostra rubrica di economia. Oggi tratteremo dell'investimento a medio e lungo termine. A spiegarcelo sarà come sempre il direttore di Intercredit Confidi, Stefano Di Ventura. Buonasera e ben ritrovati. Questa sera parleremo in una nuova pillola di accesso al credito dei finanziamenti dedicati all'investimento. Intercredit anche in questa tipologia di linea di credito supporta le imprese che, nonostante il periodo di crisi, vogliano aumentare la propria produttività e quindi acquistare mezzi e macchinari, appunto per aumentare la produttività delle proprie aziende. I tassi di interesse dedicati a questa tipologia di linea di credito sono estremamente vantaggiosi, passando per la garanzia di Intercredit, tant'è che abbiamo degli spread minimi che vanno dal 3,50% fino al 5,5% con diversi istituti. La maggior parte delle aziende oggi non riesce ad accedere al credito neppure per l'acquisto di macchinari. Intercredit, attraverso la propria consulenza, attraverso i propri agenti dislocati nei vari territori della regione, riesce a dare una consulenza davvero importante per aiutare e coadiuvare l'impresa ad accedere ai finanziamenti. Non ultima c'è la possibilità, sempre attraverso la rete commerciale di Intercredit, di riuscire ad acquisire una controgaranzia del Mediocredito Centrale come aiuto di Stato, che permette di aumentare la garanzia prestata all'istituto di credito erogante fino all'80%. Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi sia via mail oppure chiamare nei nostri uffici, sono a vostra completa disposizione. Ci vediamo la prossima volta, si parlerà del microcredito e del secondo bando di accesso della regione. Giornalista e storico, negli anni 70 allievo di Renzo De Felice e Rosario Romeo. È stato giornalista all'Espresso e poi a Repubblica e alla Stampa, di cui è stato anche direttore. Ha diretto il Corriere della Sera, attualmente vicepresidente di RCS Media Group. A Teramo ha presentato il suo ultimo libro, I conti con la storia. Lo storico, secondo lui, ha il compito di trasmettere la memoria, il dovere di ricordare. Quando invece è necessario dimenticare? Quando l'oblio diventa una virtù essenziale a ricomporre una comunità? Parliamo dell'oblio. Quando uno storico ha il dovere di dimenticare per poter proseguire? Sempre, non solo lo storico, ma anche un normale lettore di libri o osservatore di cose contemporanee, nel senso che tutti pensano che l'oblio sia il contrario della memoria, che la memoria sia sacra e che l'oblio sia la negazione della memoria, mentre invece se noi studiamo i classici dall'Odissea in poi, ma fino alla Divina Commedia, l'oblio è una parte intrinseca della memoria, cioè quella zona in cui si riesce a eliminare dal passato tutto ciò che del passato è tossico, in modo da ricordarlo sia per come è avvenuto veramente, ma soprattutto in modo funzionale alla costruzione di un futuro. Voglio dire,
ogni conflitto, ogni guerra, ogni scontro di qualsiasi genere lascia poi dei vincitori e dei vinti. I vincitori pensano di avere tutte le ragioni, possono anche averle, ma possono avere anche qualche torto, e i vinti vengono schiacciati da una sorta di damnatio memoriae, cioè di mancanza di ricordo, mentre invece il progredire della storia è fatta anche di torti dei vincitori e ragioni dei vinti, e quindi l'oblio è quel necessario passaggio, una pausa obliante, chiamiamola come vogliamo, per ricominciare a vivere, se no non si ricomincerebbe mai a vivere e tutta la vita sarebbe una faida, cioè un passaggio di generazione in generazione di odio. Del resto bisogna capire, Dante nella Divina Commedia, il Purgatorio e il Paradiso sono molto poco letti, ma Dante nel Purgatorio fa passare le persone del Purgatorio al Paradiso immergendole nel fiume Lete, che è il fiume dell'oblio. È chiaro che quindi l'oblio è una cosa importante, almeno quanto la memoria. Senta, ma nella storia vera i conti tornano sempre? No, la storia vera è quella dove i conti non tornano mai. Chi si fa tornare i conti, tutto lo mette a puntino, è qualcuno che falsifica la storia ad uso del presente. Ma se uno va a vedere nella storia, come dicevo prima, non sempre tutto il bene è stato, anzi mai tutto il bene è stato da una parte e il male è stato da un'altra. La vera storia è quella in cui porzioni di male stanno nel bene e porzioni di bene stanno nel male. Quando uno storico celebra un fatto, ecco, qual è l'atteggiamento più giusto che deve avere? Di dubitare, la storia non è mai chiusa, la storia si fa di generazione in generazione modificando dei dettagli che però finiscono anche per modificarne il senso. La storia non è mai qualcosa di definito, oddio, accadimenti, se uno Kennedy viene ucciso, Kennedy è stato ucciso, non è che si può negarlo, però tutte le modalità in cui questo è avvenuto, tutte quelle possono essere riviste mille volte. E ogni rivisitazione ha un senso perché aggiunge un particolare in più. Questa è la storia. La storia è una cosa in divenire, non è una materia solida che i predecessori consegnano ai successori. La storia è una cosa che diviene, per questo è magnifica e magica. Lei ci crede ai grandi complotti? Si parla sempre di questi complotti, poi nessuno riesce proprio a spiegare che cosa sono o se sono esistiti veramente. I complotti non esistono, i complotti sono delle cose con cui le menti semplici cercano di fare tornare i conti, cioè i complotti sono qualcosa che serve per dare delle spiegazioni a cose che spiegazioni non hanno. Poi col passare del tempo si lascia perdere il complotto e le cose appaiono per come sono. Spesso nella storia accadono cose che non si spiegano, c'è una casualità oppure ci sono dei dettagli che messi insieme possono far pensare a quello che lei ha definito complotto, ma che complotto poi non è. Grazie di essere stati in nostra compagnia, ci vediamo la prossima settimana sempre con Abruzzo Village, buona serata a tutti.